Il brano del profeta Geremia che abbiamo ascoltato ci è di grande insegnamento. Cosa ci insegna questo brano della prima lettura del profeta Geremia? Il Signore, per poterci manifestare la sua volontà e farci seguire i suoi insegnamenti, ci dà delle indicazioni e profitta anche delle esperienze di ogni giorno per darci delle spiegazioni e indirizzare le azioni della nostra vita. In questo caso Dio chiamò Geremia e lo invitò a fare una visita nel laboratorio del vasaio. Quel tempo, la maggior parte dei vasi che si creavano, ce ne sono tantissimi disseminati in vari musei del mondo, venivano creati con la terracotta. La terracotta è un materiale che si chiama terracotta perché è fatta da argilla, un tipo di terra che si viene a creare nei terreni che si chiamano argillosi e che è anche utile per fare dei pupazzi, dei vasi o degli oggetti di vario genere. Mi ricordo che quando ero bambino, insieme con i miei compagni di gioco, quando c'erano lavori in corso nel paese, in qualsiasi punto del paese, a volte scavando si trovava non terra ma argilla. E allora la raccoglievamo, allora non c'erano le eccessive delicatezze delle mamme di oggi che vogliono i loro bambini sempre lindi, puliti, sistemati di fuori, se poi sono sporchi di dentro o se commettono azioni indegne, questo preoccupa meno. Comunque, giocavamo con l'argilla, ci immergevamo a volte nei fossi, la prendevamo in gran quantità e facevamo pupazzi, carrette, camion, vasi, oggetti di vario genere. Noi ci fermavamo soltanto alla manipolazione dell'argilla, ma l'argilla, quando viene messa nel forno e viene cotta, si chiama terracotta. Le tegole sono di questo materiale. Ricordo che quando ero bambino andavo spesso a guardare il lavoro che faceva allo stazzone un certo Tripoli, lavorava le tegole, prima le modellava con l'argilla che era abbondante in quel posto e poi le metteva ad arrostirsi al sole e poi le infornava in un forno grande, grande, grande che veniva alimentato da abbondanza di legna e naturalmente li vendeva. In questo caso Dio incaricò Geremia ad andare al laboratorio, alla bottega del vasaio, faceva vasi. E lì lo ispirò a capire da questo avvenimento dell'arte del vasaio una cosa importante che riguardava invece il popolo da educare e da avviare verso le vie della verità. Che cosa? Si accorse il profeta che il vasaio, quando un vaso non riusciva bene perché aveva qualche difetto, adesso più che vasi di terracotta sono in voga i vasi di ceramica o i piatti di ceramica, oggetti di ceramica di vario genere. Qui in Sicilia abbiamo dei ceramisti famosi come quelli
di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. E quando un vaso non riusciva bene, lo reimpastava, non buttava l'argilla combinata male o venuta male, lo impastava di nuovo e faceva un altro vaso. Cosa volle insegnare Dio a Geremia? E Geremia insegna a noi che, così come il vasaio, quando non gli riesce la creazione di un vaso perché ne viene fuori un guasto, reimpasta, utilizza lo stesso materiale e ne fa uno nuovo che si spera possa essere buono e valido. L'esempio che Dio vuole portare è questo: quando una vita di un uomo, di un popolo, ha dei guasti, perché ci si comporta male, perché ci si allontana da Dio, perché si conduce una vita sregolata, allora interviene Dio, o nel caso in cui si tratta di gente che ha responsabilità, l'educatore, e tenta di rifare, di ricostruire e ricostituire la vita della persona interessata. In questo caso Dio volle insegnare che il popolo che egli aveva, come dire, educato, portato fuori dall'Egitto, condotto attraverso mille lotte, mille profezie e mille aiuti, tutte le volte che si allontanava dalla sua strada, lui cercava sempre una nuova via per reimpastarlo, riplasmarlo, creare, diciamo così, una realtà nuova. Diciamo che la storia del popolo di Dio, degli ebrei, è una storia di un popolo che sbaglia sempre, sbaglia sempre, sbaglia sempre, e Dio non lo abbandona mai, non lo abbandona mai, non lo abbandona mai, perché cerca sempre dalle ceneri di un popolo che ha distrutto la sua stessa identità di ricostruire un popolo nuovo, un popolo appunto rifatto, riplasmato, come l'argilla del vasaio con la quale il vasaio fa un vaso nuovo. Questo discorso è importante anche perché nella prima lettera di San Pietro, quando San Pietro parla di un popolo come il nostro, il popolo cristiano, che è stato costituito da Dio, dice che è un popolo profetico, sacerdotale e regale, e dice anche un popolo riplasmato, cioè rifatto, perché dal popolo antico, del popolo degli ebrei, Dio ha creato un popolo e una realtà nuova, nuova per modo di dire, perché i peccati che facevano gli ebrei continuano a farli i cristiani. E come Dio non aveva abbandonato gli ebrei, non abbandona neanche i cristiani. Questo evidentemente non ci dà l'autorizzazione a camminare in vie perverse o comunque peccaminose. Ci dà semmai la misura di quanto il Signore ama il suo popolo, si interessa del suo popolo, e quindi dobbiamo vergognarci per non, come dire, non essere fedeli a quello che Dio ci insegna e non essere ubbidienti ai comandi che il Signore ci dà. Questa parabola, uscita fuori da un episodio della vita di Geremia, ci deve fare riflettere, perché il Signore ha nella nostra vita e per la nostra vita un suo piano. L'altro giorno dicevo, in un'altra circostanza, che ognuno di noi nasce con un DNA. DNA, carattere fisico, e il DNA vocazionale. Ognuno di noi nasce con un progetto di Dio nascosto dentro la nostra stessa vita e che ci indirizza verso una determinata vocazione.
possiamo realizzarla e allora siamo fedeli a Dio, come fecero i santi. Possiamo non realizzarla perché Dio ci lascia liberi e allora il Signore non ci abbandona. Fa della nostra vita quello che dicono i sociologi e i politologi, un piano B, cioè un piano, come dire, che sostituisce quello, il piano A, che noi non abbiamo realizzato per il nostro rifiuto, la nostra debolezza, i nostri peccati, e ci rifà un piano nuovo, una strada nuova. Questo significa che se uno, per esempio, si rifiuta di realizzare un piano di Dio, Dio, come dire, ci fa la strada, ci indica la via per un altro piano diverso, meno perfetto, meno valido, meno efficiente sotto il profilo della santità della nostra vita e della santificazione della Chiesa, però sempre utile. Io voglio spesso portare l'esempio dei veggenti di Medjugorje. La Madonna aveva suggerito a questi ragazzi, allora erano ragazzi, ora sono tutte persone mature, di non sposarsi per consacrare la loro vita a Dio. Non ce n'è stato uno che ha ascoltato, uno o una che ha ascoltato il pensiero della Madonna. Tutti sposati. Si sono avvalsi della libertà che hanno avuto. Forse che la Madonna li ha abbandonati e ha detto: visto che voi avete fatto di testa vostra, io non apparirò più davanti a voi. No, ha continuato le sue operazioni, ha continuato i suoi messaggi, ha continuato ad amarli. Però se avessero meglio realizzato la volontà del Signore indicata dalle parole della Madre di Dio, la loro vita avrebbe avuto frutti e risultati maggiori di quelli che hanno avuto durante il corso della loro vita, con una vocazione che primieramente era la loro, ma che loro hanno preferito accantonare per vivere un tipo diverso nella loro vita, un piano B. Ma ci può essere anche un piano C, che a volte facciamo tanti tentativi nella nostra vita, uno, due, tre, e poi finalmente troviamo la strada giusta. Io conosco per esempio ragazze che hanno fatto esperienza di monasteri di clausura, quelli che non escono mai, di altro tipo di formazione di vita religiosa, e poi hanno finalmente, dopo 3-4 tentativi, trovata la loro strada, che può essere a volte anche migliore, perché Dio si serve di qualsiasi realtà e di qualsiasi esperienza per fare delle cose belle. Prendete per esempio la vita di San Camillo dell'Elis. La sua festa è stata il 14 luglio. Lui ha tentato più di una volta di diventare cappuccino, ma i cappuccini non lo hanno voluto, una prima volta, una seconda volta. Poi il Signore gli ha fatto capire che cosa voleva da lui, perché curando i malati, stando vicino ai malati, si ritrovò attorno un gruppo di giovani che amarono fare le stesse cose che faceva lui, cioè curare i malati, e si ritrovò fondatore di un ordine religioso, lui che era stato un avventuriero, un giocatore di azzardo, un uomo dedito alla vita militare. I capolavori che fa il Signore. Con San Camillo il Signore ha reimpastato la sua vita e ne ha fatto un capolavoro di grazia e di servizio verso i malati.